Terre, sapori e vini ancora, i nostri viaggi, i nostri percorsi, gli aggiornamenti. Siamo in Franciacorta, il comune di Monticelli Brusati, azienda Villa, Roberta Bianchi al mio fianco, perché c'è una grande serata, ma è una serata che possiamo definire un vero e proprio evento. Roberta cara, completiamo 2 anni di percorso, 2 anni di iniziativa delle cantine Villa. La vogliamo spiegare questa serata? Sì, questa è una serata, lo Sparkling Menu è un concorso che Villa ha istituito nel 2001 e è un concorso che vede l'abbinamento della creazione dei piatti da parte di chef di alto livello al Franciacorta Cuvette, che è il nostro crew. È un Franciacorta molto particolare, con una complessità particolare, che è in grado quindi di essere abbinato a tutto pasto. La selezione di tutte queste chef, come dicevi giustamente, è durata 2 anni, quindi ci siamo mossi con una giuria accreditata e presieduta dal dottor Alberto Schiappati, e siamo andati di volta in volta in questi ristoranti dove le chef donna, perché va detto quest'anno Sparkling Menu si tinge di rosa e le chef sono solo esclusivamente donne, e hanno creato appunto dei piatti abbinandoli alla cuvette. La giuria poi ha votato questi piatti e si è arrivati a questa sera, che è la finalissima assoluta, dove le 4 chef finaliste prepareranno il loro piatto, che verrà giudicato proprio da tutti i presenti. Paolo Alberto Schiappati, un caro collega, se posso permettermi un amico, presidente di giuria della serata evento. Allora, caro Paolo, 2 anni di percorso, 2 anni di presenza nei locali, a degustare, ad assaggiare, a valutare, a confrontarsi con delle prime donne della cucina italiana. Non è facile dirsi una cosa e farne un'altra. È vero, non è facile, non è assolutamente facile, anche perché ci siamo chiesti per quale motivo lo chef è sempre stato ritenuto maschio, e alla luce di questa esperienza forse abbiamo anche capito perché. Le donne sono bravissime, sono sempre state grandi cuciniere di casa e di famiglia e hanno sempre un po' subito la presenza maschile all'interno della situazione cucinaria. Però quando diventano chef hanno le idee molto chiare, e spesso molto più chiare di quanto abbiano gli chef maschi. Ed obbligo chiederlo, l'abbinamento alle bollicine, compreso come dalla donna a questo punto? L'abbinamento con le bollicine è stato, come dire, inaugurato come cultura del tutto pasto addirittura negli anni 70. Dall'Istituto dello Spumante Classico Italiano, che guarda caso era diretto, gestito e comunicato attraverso figure femminili. Presidente, grazie anche a te della tua collaborazione, grazie, della tua presenza. Non resta che incontrare le protagoniste della serata. Allora, amici cari, cominciamo subito. Camilla Zerbini, Castello dell'Elfo, Lesignano de Bagni, Parma. Tu hai preparato dei tortelli, è vero, ma un po' particolare, cappelletti. Cappelletti aperti. Dai, dimmelo in 30 secondi. Cappelletti aperti con una farcia di stracotto di manzo, una razza modenese, con una salsa di parmigiano in cialda di pasta croccante. Questa volta Nicoletta Ioli, ristorante Il Traghetto, un posto meraviglioso d'Italia, Gabicce Mare, la provincia è Pesaro Urbino. Che cosa hai preparato? Io ho preparato un lomo di baccalà raffle su parmentier di porri, pesto di olive taggiasche e pomodorino corbarino. Io ti faccio i complimenti, perché prepararlo per tante persone non era un piatto facile. Esatto, è stato molto difficile, è stato. Rimaniamo al mare, questa volta la provincia è quella di Savona, la località Bergeggi, un posto meraviglioso, il ristorante da Claudio, Lara Pasquarelli. Lara, hai presentato una cosa, insomma, chapeau, perché è stato veramente un piatto molto particolare, ma raccontalo tu. Allora, il piatto è composto da appunto il cuore di astice blu bretone con una riduzione di cuvette, salsa di porri, che lo troviamo in 2 consistenze, il porro croccante e la salsa appunto, una spruzzata di pisello che in quanto dava il colore al piatto e fiori eduli,
e il corallo dei crostacei. Quarta stella della serata, Mariangela Susigan, ristorante Gardegna Caluso, siamo in provincia di Torino, siamo nel Canavese. Hai preparato un piatto non facile, però lascio a te il racconto. Che cosa hai preparato? Dillo a loro. Ho preparato un piccione con del whisky torbato, dell'indivia e delle pere, accompagnate a un pochino di polline. Cristina Cerbi, osteria di Formio, Firenze, Parma. Gioia Bella, tu hai fatto un dolce molto interessante, il microfono lo tengo io. Racconta loro il tuo dolce. Allora, il mio dolce è una tartare di pere de cane servito con un gelato al parmigiano e mosto cotto. Il mio dolce, in poche parole, è un riassunto di tutte le caratteristiche che deve avere un fine pasto. Allora, i fine pasto possono essere composti da frutta, da formaggio o da un dessert. Quindi il mio dolce racchiude tutte queste caratteristiche.